Il primo dei due incendi scoppiati a Chieti ha interessato la Casina dei Tigli, storico bar-pizzeria che si trova all'interno della villa comunale. Le fiamme però si sono sviluppate dall'esterno per poi arrivare nel locale, ma il tempestivo intervento dei vigili del fuoco è stato determinante. La loro azione infatti ha permesso di circoscrivere l'incendio solo alle cucine, evitando che si propagasse ulteriormente all'interno del locale, dove c'erano bancone, tavolini, sedie e tutto il resto del materiale. Da una prima ricostruzione sembra che a sprigionare l'incendio sia stato un cortocircuito partito dagli impianti di ventilazione e condizionamento che, come detto, si trovano all'esterno. A causarlo un accumulo dei fiocchi, dei pioppi sui macchinari che evidentemente si sono surriscaldati. Il locale rimarrà chiuso alcuni giorni in quanto la cucina è tuttora inagibile. L'altro rogo è avvenuto allo scalo in via Bosio. In questo caso le fiamme hanno distrutto tutto il materiale che si trovava all'interno di un locale, un circolo ricreativo in allestimento. Da un primo esame l'origine del rogo sembra essere di natura dolosa e il forte calore sprigionato ha danneggiato pesantemente anche il solaio. A pochi passi, infine, sempre in via Bosio, è andato in fumo un bidone della spazzatura condominiale.